Buongiorno amici, come avete visto ho iniziato la mia giornata con un bel multitasking e devo dire che questo Z Fold in quell'ambiente lì non si batte. Poi qualche difettuccio ce l'ha, ma per quanto riguarda il multitasking è il suo pane quotidiano. Ragazzi, oggi come sempre facciamo questo test sulla batteria e vediamo un po' come si comporta in questa giornata stress. Lo testo oggi perché devo fare comunque un mini viaggetto e quindi lo testeremo anche sulla navigazione, lo metteremo un po' sotto stress e vediamo un po' come si comporta. Ah, dimenticavo, naturalmente sto riprendendo quasi tutto il video da lui, quindi vuol dire che lo mettiamo ancora più sotto stress. Come al solito uso le fotocamere del telefono che sto usando per appunto metterlo sotto stress il più possibile. Naturalmente nel video vedrete anche lui in azione e quelle riprese sono fatte dall'iPhone, precisamente l'iPhone 12 Pro Max, in attesa dell'arrivo dei nuovi iPhone che vi porterò sul canale. Ragazzi, eccoci qua. Sono venuto a fare il vaccino e nulla, praticamente non ho potuto farvi vedere niente per strada perché avevo giù un diluvio. Vi posterò qui nel video delle foto che ho fatto, ma è stato veramente, veramente imbarazzante. Comunque, il nostro Z Fold si sta comportando abbastanza bene e ora vi posto un po' la batteria che stato sta. Ci vediamo tra un po'. Si ritorna a casa e adesso siamo il navigatore di questo Z Fold. Come vedete, in questi casi è molto molto meglio rispetto agli altri telefoni perché avendo lo schermo interno grande quanto un tablet ci si vede meglio. Ragazzi, siamo tornati e il Fold si è comportato, devo dire, molto bene. E siamo praticamente a mezzogiorno, ho chiamato. Ho comunque fatto storie su Instagram, ho fatto post su Telegram, ho preso appunti, ho guardato dei video, ho messaggiato su WhatsApp, insomma, ho fatto parecchie parecchie cosine e devo dire che siamo praticamente a mezzogiorno e la batteria sta intorno all'80%, quindi devo dire che è tanta roba, considerando che io sono sveglio dalle 7:30, non male direi. Sto in fila dal dottore e praticamente devo aspettare un bel po' e come vedrete sto tenendo sotto stress il nostro Z Fold 3 con dei giochi. Quindi, come sapete, i giochi stressano molto i nostri smartphone e vediamo una volta uscito dal dottore a che livello di batteria sono arrivato. Ho tranquillamente aperto una mail, ho fatto un bonifico contemporaneamente, cosa che con molti smartphone non si può fare. Diciamo che l'ho stressato abbastanza dal dottore. Come potete vedere, siamo arrivati al 61%. Ragazzi, sono le 4 e il nostro Fold sta praticamente a metà per cento di carica. Quindi siamo intorno al 50%. Direi che è tanta tanta roba e ho notato anche un miglioramento rispetto al Fold 2 dell'anno scorso. Considerando, come avete visto, che ho fatto anche molto giochi e altro multitasking. Per il momento tanta tanta roba. E come avete visto, in una giornata dove magari vi trovate a dover fare delle file o altre cose che comunque vi portano via tempo, con questo smartphone potete fare un multitasking molto estremo e aprire due o tre applicazioni insieme, se non addirittura quattro, e quindi
come se avete un po' una specie di tablet appunto o un computer da portare con voi, e quindi potete non perdere, diciamo, quell'ora a non fare nulla, ma a poter lavorare anche quando siete fuori casa. Il pennino, per quello che ho visto, è sicuramente una marcia in più, e direi che non era essenziale, ma direi che va a completare un pacchetto che con il pennino dà sicuramente quella marcia in più per chi prende appunti, per chi fa grafica, eccetera eccetera. Direi che sicuramente è una cosa in più da non sottovalutare. L'unica pecca, che poi magari vedremo nella recensione, è il fatto della custodia, che il pennino non è integrato nello smartphone ma deve avere la custodia a parte. Quello un po' ci toglie, ma per il momento va bene così, dato che comunque il Fold già di suo, ingegneristicamente parlando, è tanta roba, quindi il pennino sicuramente ci sarebbe aspettare altri 2-3 anni prima di vederlo magari integrato all'interno di esso. Per il momento ci accontentiamo di lasciarlo esterno e all'occorrenza usarlo. Vado avanti nella mia giornata stress, vediamo fino a che ora ci porta il nostro Fold. Eccoci qua ragazzi, non so com'è la qualità del video perché sto dentro alla macchina, però sono quasi un quarto alle 8 e praticamente sono arrivato all'incirca al 25% di batteria. L'ho stressato molto, come avete visto ho anche fatto una chiamata molto lunga, quindi anche il telefono l'ho stressato parecchio, perché voi nel filmato avete visto un quarto d'ora, ma in verità la chiamata è finita molto dopo, cioè tipo è durata un 40 minuti, quindi anche lì tanta roba, perché tra l'altro ho usato un po' l'altoparlante e poi le cuffiette, le Galaxy Buds Pro collegate quindi tramite Bluetooth, e ho consumato anche con quello. Però diciamo che in generale il telefono si è comportato molto molto bene. Considerando che poi dopo ho fatto anche un altro po' di lavori in PDF e ho fatto anche un paio di firme con l'S Pen, e quindi direi che da questo punto di vista è stato promosso a pieni voti. Ora vado a casa e vi aggiorno più tardi come si comporta ancora la batteria. Eccoci qua ragazzi, siamo arrivati alla fine della giornata, sono le 10:10, come potete vedere, e come potete vedere siamo all'11%, quindi direi che il nostro Z Fold 3 della Samsung si è comportato egregiamente, considerando appunto tutto lo stress della giornata. E la cosa importante appunto è che ci ha portato a fine giornata, e sinceramente me l'aspettavo, perché anche il Z Fold dell'anno scorso, il 2, ci ha portato proprio quasi palo palo. Qui siamo all'11%, però diciamo che l'ho stressato forse anche un pochino di più. Comunque, l'importante è che il test è stato superato. Il video spero che vi serva d'aiuto per quelli che vorranno comprare il Z Fold 3, in modo che sanno che con una giornata molto impegnativa il vostro Z Fold 3 non vi lascerà a piedi per quanto riguarda la batteria. Certo è che potete sempre caricare il vostro telefono, il vostro smartphone. Io naturalmente per fare il test non l'ho mai messo sotto carica, ma ogni tanto sapete bene che quando state in macchina, ad esempio io ho fatto la navigazione, lo potevate mettere sotto carica tranquillamente. Io non l'ho fatto per il test, ma già lì vi guadagnerà quel 20% almeno in più di batteria, quindi andate tranquilli che il Z Fold non vi lascia a piedi. Una cosa che poi approfondiremo nella recensione, ma che ve la voglio dire un'altra volta, è appunto il pennino, che devo dire che mi è stato molto molto utile. Peccato, ripeto, per questa cover, perché è stata studiata bene ma fino a un certo punto,
perché praticamente quando è aperto diciamo che dà fastidio e non dà fastidio, può andare, però per l'uso ad una mano, nel senso che con l'uso di una mano il fold si maneggia bene di solito senza custodia, senza cover, mentre invece con questa cover della Samsung si fa fatica un po' di più a maneggiarlo con una sola mano. Comunque il pennino tanta roba. E a proposito di custodie, l'ho ordinata una che per il Z Fold che arriverà a ottobre, perché purtroppo ha tempi lunghi, ma quando arriverà ve la porterò sul canale e quella forse, dico forse, è meglio di questa della Samsung. Comunque vi lascio tutti i link in descrizione, spero che come al solito il video ragazzi vi sia piaciuto. Se così è stato, lasciate un bel mi piace che mi fa sempre felice e ci fa crescere la nostra community. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e switchate la campanellina per avere tutti i prossimi aggiornamenti su tutti i prossimi video che usciranno. Se ancora non lo fate, seguitemi su Instagram e su tutti i social tipo Telegram o Twitter, ma Instagram soprattutto perché vi spoilerò sempre le news sul mondo Apple e Android e fotografico. Io ragazzi vi saluto. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!